nostra condizione era terribile. Eravamo lontani da Dio, appesantiti dal peccato. C'è un'espressione che leggiamo nel Salmo 65, verso 3, dove il salmista dice: mi opprime il peso delle mie colpe, ma poi aggiunge: ma tu perdonerai i miei peccati. Il Signore è l'Iddio che libera, che ci toglie i pesi. Egli si è caricato dei nostri peccati e li ha tutti inchiodati sulla croce. Per questo noi abbiamo sperimentato davanti al Signore, mentre eravamo lì che confessavamo il nostro peccato, mentre gli chiedevamo che quel fardello potesse scivolare dalle anime nostre. Abbiamo tanto da ringraziare il Signore perché ci ha liberati dal luogo delle tenebre, ci ha liberati da questa schiavitù. Seconda Corinzi, capitolo 5, verso 19, leggiamo: infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Cristo è colui che porta il peso dei nostri peccati, è colui che ci ha liberati da questo fardello, è colui che vuole liberare te, anima cara, che ti trascini cercando una soluzione per migliorare, per alleggerire la tua vita. Dio è fedele, è costante, è puntuale. Le sue promesse non verranno mai meno. E questo lo vide Daniele, lo vide Neemia, lo videro tanti uomini di Dio che sperimentarono la grazia di Dio. Lo vide anche Stefano, che morì come Giacomo morì, ma che non furono mai lasciati soli, perché possono toglierci tutto, possono anche far del male al nostro corpo, possono toglierci la vita terrena, ma mai la gioia eterna, perché apparteniamo al Signore ed Egli ci darà la forza, così come la diede a Stefano, così come l'ha data a tutti i martiri, e sono stati tantissimi e saranno ancora tanti sulla faccia della terra, fino al ritorno di Cristo.